Stasera facciamo un peccato di gola. Vitelle con cipolle e patate. Abbiamo già preparato le cipolle e perché si devono preparare un po' prima, le abbiamo fatte con la mandolina e tagliate sottili. Abbiamo messo un po' di sale e li abbiamo lasciati a macerare. Abbiamo delle patate fatte pure con la mandolina, sottilissime, vedete? 250 g di cipolle, 200 di patate, 45 g di farina di mais, 45 g di farina di semola, 2 uova, un pochino di prezzemolo, però come aromi potete aggiungere quello che volete, salvia, timo, un pizzico di sale, poco. Con queste cose verranno 12-14 frittelline. Cominciamo a impastarle. L'acqua in eccesso la facciamo rimanere. Ora le patate le strizziamo con le mani perché buttano un po' di acqua sempre in eccesso. Si possono mangiare per antipastino, per contorno di qualche di carne, soprattutto di carne. Ora mettiamo 45 g di farina e circa 2 cucchiai di farina di mais. Questi sono altri 2 cucchiai, stavolta di farina di Farina di semola, semola. di grano duro, rimacinata. Aggiungiamo il prezzemolo. Ecco qua. Mettiamo le uova. Non c'è bisogno di sbatterle prima, le uova si possono No, mettere non c'è al bisogno. momento. Sì. Un pizzico di sale, poco, perché già le cipolle l'abbiamo messo il sale, perché sono state messe sotto sale. Vi posso assicurare che è un abbinamento molto buono. L'impasto non deve essere con troppa farina, perché deve dominare la cipolla in questa ricetta. Ora l'impastiamo bene, le amalgamiamo e poi li andiamo a friggere. La cipolla deve stare un'oretta a buttare l'acqua con il sale che abbiamo messo. E Quindi una ci. volta impastate si devono friggere subito. Mettiamo l'olio a riscaldare e cominciamo ora a friggere le nostre frittelle. Delle piccole frittelline. Si schiacciano bene Ok. perché la cipolla deve cuocere, altrimenti rimane cruda. Delle piccolissime frittelline. Ecco qua. Le giriamo appena sono un poco dorate da un lato, le facciamo dorare dall'altro lato e le mettiamo qua sul piatto che io già ho messo la carta per assorbire l'olio. E poi si possono mangiare così oppure si mette un po' di ketchup, un po' di maionese, quello che si vuole. E usciamo le frittelle. Le mettiamo sulla carta così si assorbono tutto l'olio. Ecco. Le nostre frittelle sono pronte. Molto semplice e veloce. Buona serata a tutti!